Buone notizie per Saronno. La nostra città potrebbe essere eletta città europea dello sport per l'anno 2016. La candidatura è stata presentata pochi giorni fa in Villa Gianetti e tra poco più di una settimana potrebbe giungere l'approvazione definitiva da parte dell'ACES. I dettagli nel servizio. Socializzazione, benessere fisiologico e coinvolgimento delle categorie meno avvantaggiate sono i tre capisaldi necessari per diventare città dello sport 2016 e a quanto pare Saronno li rispetterebbe tutti. La candidatura della nostra città è stata presentata nella giornata di venerdì, quando il sindaco Luciano Porro, insieme agli assessori Cavaterra e Nigro, ha incontrato i commissari dell'ACES, l'Associazione delle Capitali Europee dello Sport. All'evento hanno preso parte anche numerosi rappresentanti delle associazioni sportive saronnesi. La candidatura saronnese è al vaglio dei commissari giudicanti, ma dalle prime indiscrezioni sembra che l'esito finale sarà positivo. Una valutazione che soddisferebbe non poco Lucia Saccardo, dirigente dell'Ufficio Comunale dello Sport e della Cultura. Città europea dello sport, quindi una sorta di riconoscimento di tutto quello che si sta facendo, anche della valorizzazione del volontariato che è molto importante proprio per l'attività sportiva in centri come il nostro, nella manutenzione anche delle strutture, quindi un riconoscimento al mondo del volontariato e delle società sportive. E poi uno stimolo anche ad investire ancora nello sport, ognuno per quanto riguarda le proprie competenze. Speriamo anche che possa essere poi una sorta di riconoscimento, quindi che possa essere valutato poi in sede di partecipazione ad eventuali bandi, quindi ad avere anche una ricaduta, si spera, per quanto riguarda finanziamenti, magari regionali o anche forse europei. L'elezione di Saronno a Città dello Sport 2016 riempirebbe d'orgoglio anche Luciano Porro, il primo cittadino, che nella giornata di martedì in conferenza stampa ha commentato la candidatura della città con parole entusiastiche. Questa è una delle tante, dico io, ricchezze della nostra città. È una bellezza che ci è stata riconosciuta. Hanno incontrato tante persone, tanti atleti, tanti genitori, tanti allenatori e dirigenti e ci è stato riconosciuto come amministrazione, ma è stato riconosciuto e dato merito a tutte queste persone del tanto lavoro e del bel lavoro e proficuo che viene fatto nella nostra città. Quindi di questo dobbiamo essere fieri.